Questi giorni si fa un gran parlare dell'economia, delle prospettive economiche purtroppo non positive che nei prossimi mesi dovremo affrontare. E noi però stamattina vogliamo dare un'altra lettura, potremmo dire, dell'economia, perché parliamo insieme a Marina Rosati, responsabile della comunicazione di Economy of Francesco, questo evento importantissimo dell'economia secondo Papa Francesco, secondo il suo magistero, secondo i suoi dettami. Buongiorno Marina, ben trovata. Buongiorno a tutti, bentrovati a voi, grazie per questa opportunità. Grazie a te per aver accettato il nostro invito. Dunque, 22-24 settembre, si torna in presenza, si torna ad Assisi, la patria, potremmo dire, dell'economia di Francesco e di San Francesco. Ecco, permettimi subito questo parallelo. Eh sì, hai detto proprio bene perché Papa Francesco quando ha lanciato questo grande appello ai giovani, l'ha fatto lui con tutto il suo magistero che conosciamo bene anche nelle encicliche che parlano anche di economia di San Francesco, un'economia della fraternità, che quindi è un'economia che con Francesco spogliandosi dei suoi beni, il nostro Francesco non diede uno schiaffo all'economia tout court, ma voleva rifondare una nuova economia che poi anche nel Medioevo i francescani hanno in qualche modo concretizzato con i Monti di Pietà, sono stati i primi. E noi ecco adesso dopo questo grande appello, dopo 2 anni di pandemia, ci ritroveremo, questi ragazzi, 1.000 ragazzi, si ritroveranno per vedere cosa è stato fatto. Attenzione, voglio sottolineare questo aspetto che è stato effettivamente evidenziato anche dal nostro vescovo Monsignor Domenico Sorrentino, che è il presidente del Comitato di Economy, è che la pandemia diciamo, nel creare tanto disorientamento anche per questi giovani che si dovevano vedere qui già nel 2020, in qualche modo invece gli ha permesso intanto di lavorare. In questi 2 anni si sono conosciuti, tra virgolette, online, ma hanno portato avanti anche dei progetti. Quindi adesso, è come se c'è scritto anche nel programma, ci sarà una parte di raccolto. Ecco, potremmo dire che i 2 anni nella sfortuna, ecco, della pandemia sono stati un po', come dire, il cantiere, e adesso si attende di vedere se effettivamente questa costruzione ha delle basi solide, delle fondamenta. È una domanda retorica perché sono in tanti, poi potremmo dire, quelli che a seconda delle proprie possibilità, del proprio stato di vita, hanno fatto sì che Economy of Francesco diventasse davvero un processo di cambiamento perpetuo. Una parola su questo, Marina. Ma la parola è che, per esempio, porteremo anche di fronte al Santo Padre dei progetti che sono partiti come Farmo Francesco, non a caso il nome è abbastanza scontato in qualche modo, ma di queste aziende che si sono sviluppate in 9 paesi e a partire dalla Nigeria, con un gruppo di giovani di diversi appunto paesi e anche diversi continenti, contro la desertificazione in agricoltura, che stanno già lavorando, che veramente stanno già raccogliendo i primi frutti, che stanno esportando in altri paesi, in quelle situazioni, in quegli stati dove il problema della desertificazione, il problema idrico è più forte, è più evidente. Economy of Francesco abbraccia, potremmo dire, davvero tutto lo spettro del mondo economico. Io voglio citare alcuni tavoli di lavoro, o meglio villaggi tematici, come sono stati chiamati, che sono al centro della riflessione di questo importante appuntamento che, ricordiamo, dal prossimo 22 settembre riunirà ad Assisi migliaia di giovani provenienti da tutta Italia. Lavoro e cura, management e dono, finanza e umanità, agricoltura e giustizia, energia e povertà, vocazione e profitto, ancora economia e donna. Imprese in transizione, vita e stili di vita, qualcuno l'ho saltato, ma comunque davvero c'è tutto lo spettro del mondo economico. Vorrei farti una domanda, Marina, riguardo alla città di Assisi, che penso avverta ancora di più che nel passato la responsabilità di essere non solo città di pace, ecco, e questa definizione la possiamo anche mettere un attimo da parte, ma città di una ripartenza economica che deve coinvolgere tutto il mondo. Ma sì, ecco, questo messaggio universale non poteva che partire da Assisi, una città che anche a livello, questo lo ha detto bene anche
un po' il sindaco in altre occasioni, che il comune di Assisi è partner dell'iniziativa. Si sta un po' mettendo proprio in riga con stili di vita anche amministrativi, anche una cultura della sostenibilità, le fontanelle pubbliche sempre aperte, tutte attive, controllate, in modo ecco che si possa attingere, per fare un esempio molto Sì. pratico e anche. Ecco, e quindi Assisi sente fortemente questa responsabilità e la sente anche con le famiglie francescane, i francescani che sono in campo insieme a noi appunto, in una sinergia che li vede proprio come i testimoni di Francesco. Quindi Assisi vuole veramente essere da questo evento, che non è un Un evento evento, ma è ma è un un processo, il punto di partenza di un processo che porterà a riflettere altre grandi, come ha detto il vescovo in conferenza stampa, sulla possibilità e la necessità, che ci ha dimostrato la pandemia, la guerra, di pensare, di riflettere su un'economia che è inclusiva. Questo è un po' il tema, un'economia che non lasci soli i tanti, i molti, la maggior parte. Per chiudere, Papa Francesco farà, ecco, tappa d'Assisi. Io personalmente ho perso un po' il conto delle volte in cui il Papa è stato nella vostra città, e quindi, però ritornerà ancora una volta il Papa d'Assisi per chiudere questo evento straordinario, 22-24 settembre. Chiedo alla regia di far vedere il sito internet, così i nostri amici telespettatori, ecco, possono in qualche maniera andare a vedere i programmi, tutto ciò che è stato fatto e davvero questo grande lavoro che c'è dietro a questo evento che torna, o meglio, in presenza dopo i 2 anni difficili della pandemia. Marina, io ti ringrazio di cuore per essere stata con noi in questa mattinata e ovviamente aggiorniamoci poi per quanto riguarda i frutti di questo importante evento, perché penso che ce ne saranno davvero tanti. Grazie di cuore per essere stata con noi. Grazie a voi, e speriamo appunto di poterne parlare e fare un bilancio positivo che sia veramente poi propedeutico ad andare avanti.